Quando Emanuele e sua moglie Maria José sono partiti dall'Argentina con il figlio di 9 anni alla ricerca delle proprie radici camune, non immaginavano di diventare i gestori del mini market di Cevo, uno dei pochi esercizi rimasti in paese dove si trova di tutto un po', dal pane ai prodotti tipici, dai dolci ai detersivi, anche tanta gentilezza, qualcuno che ti ascolta e che se può ti dà una mano. In un paese come Cevo, poco più di 800 abitanti e 1100 metri di quota, il negozio di vicinato ha anche un ruolo sociale. Emanuele e Maria José, 42 e 40 anni, partiti dall'Argentina devastata dalla crisi economica sulle tracce del bisnonno di lui, tale Lodovico Scolari, emigrato a fine 800 in cerca di fortuna, la loro nuova strada l'hanno trovata proprio qui. Destino o caso? Sentito che Manuel cercava lavoro per trasferirsi definitivamente in Italia, lo storico gestore del mini market, dicevo, gli ha detto: rileva la mia attività. Ed eccoli qui, Emanuel e Maria, 6 mesi dal loro arrivo dall'Argentina, poco più di una settimana dalla loro nuova occupazione. Vorremmo ringraziare a Giovanni, anche sua moglie Giacomina, perché loro stanno con noi tutto il giorno perché noi impariamo subito. Siamo fortunati di aver trovato persone come esos. La gente da qui è molto gentile perché siamo arrivati 6 mesi fa, ci hanno aiutato molto a parlare, a imparare la lingua, ci hanno ricevuto bene, así que tanti grazie per la gente da qui, Dicevo, de Cevo. sì, davvero. Grazie mille. Noi siamo contenti per poter stare qui lavorando e siamo contenti perché la gente ci ha ricevuto bene. Ad essere contenti non sono solo Emanuel e Maria, ma anche i tanti cevesi che affollano il negozio e soprattutto Giovanni Gozzi che con la moglie, ora che ha trovato a chi affidare il mini market, può godersi la pensione. Da parte nostra siamo anche contenti perché effettivamente noi pensionati, due giovani che vanno avanti in un'attività in un paese come il nostro, penso che sia una cosa positiva. Il mini market è proprio nel cuore di Cevo, in via D'Amello, dove a stento passa un'auto. Caparbiamente Giovanni lo ha tenuto aperto come presidio per il paese. Oggi Emanuel e Maria proseguono il suo lavoro. Il fatto di essere nel centro storico vuol dire comunque dare veramente un qualcosa in più all'arricchimento del paese, mantenere una certa tradizione e non far morire proprio completamente quello che è il nostro centro storico, che merita veramente di essere rivalutato. Emanuel, dunque di antica origine cevese, oggi ripercorre quelle strade del centro storico che suo bisnonno dovette abbandonare, né più né meno come lui, in cerca di un futuro migliore. Lodovico, giunto in Argentina, tagliò completamente i ponti con il suo passato. Emanuel invece spera che il pezzo della sua famiglia rimasto oltreoceano possa presto venire a visitare la sua nuova casa. Parte della famiglia se l'ha. Io penso che il prossimo anno loro vanno a venire a conoscere Cevo e a essere tutto parte del nostro passato, della nostra famiglia.